Io sono arrivato qui a Pozza e a Umido quando ero ancora studente all'università e frequentavo il penultimo anno del corso di laurea in antropologia culturale ed etnologia a Bologna. Sono arrivato per caso qui, più che altro mosso dalla curiosità di conoscere qualcosa di più di una maschera che mi aveva incuriosito per i colori, per l'aspetto, questo aspetto conico molto alto, qualcosa che rimandava a un soldato, di cui venni per caso a conoscenza leggendo un giornale locale, in cui si parlava di un carnevale che stava per ripartire in piccole frazioni montane di Ascoli Piceno. E allora decisi di saperne di più, presi la macchina da Fermo e arrivai a Pozza. Qui il carnevale è stato sempre fatto, sono secoli che si tramanda oralmente. Di scritto purtroppo non abbiamo più niente, perché almeno nei nostri archivi locali, perché durante il periodo napoleonico l'Unità d'Italia era stata inserita la leva obbligatoria, e quindi praticamente i ragazzi dovevano essere militari quando prima non lo erano, e allora per non andare militari bruciavano i libri sia parrocchiali che comunali. E siccome non sapevano né leggere né scrivere, i libri e i documenti erano bruciati tutti. E il mio scopo era quello di analizzare il carnevale. Partivo da questo, ma poi in realtà ho trovato molto di più. In particolare la scoperta fu il carnevale come rito agrario, prima ancora che la chiesa e la cultura ecclesiastica rivedesse il senso del carnevale sposandolo ai temi della religione. Quindi rimasi molto colpito all'inizio dal vedere questo corteo animato da diverse figure di cui non sapevo spiegarmi bene la funzione, il ruolo, il simbolo, soprattutto il senso, ma poi dopo 2 anni di osservazione, grazie anche ad Ascenzio Santini che ha fatto un po' da informatore e da legante con la comunità, sono riuscito a capire il senso del corteo, che è un vero e proprio corteo di figure sacre che tornano una volta all'anno, possiamo dire così, sulla terra. Si ritrovano per fare appunto gli zanni da scorta sacra a dei figuranti che sono fissi, una volta erano solo uomini. Poi c'è lo sposo e la sposa, che loro rappresentano la famiglia e la stalla. È di auspicio durante i balletti che facciamo, più saltano in alto, più l'auspicio è buono per avere raccolti abbondanti e la stalla e la famiglia che funziona. C'è una coppia costituita da una figura che rappresenta l'ordine e l'altra che è il disordine. L'ordine tiene a bada il disordine attraverso una corda, quindi oggi vedete addirittura una divisa, quindi siamo arrivati un po' più in là, c'è un carabiniere o similtale che parla ad un diavolo, questo diavolo è incontenibile ma viene tenuto a bada, quindi semanticamente abbiamo un altro livello di senso, ci si augura che il nuovo anno agrario abbia anche ordine. Poi c'è il suonatore d'organetto che è indispensabile, sicuramente prima, perché l'organetto è nato nel XVII-XVIII secolo, quindi prima, diciamo, il ritmo veniva scandito sicuramente dal tamburello e da altri strumenti musicali, diciamo, non costosi, perché queste persone non si potevano permettere strumenti costosi. Ordinoni per tutte le persone, da son dell'organetto veniamo accompagnati, suoniamo tutti il corteo con gioia e gran passione. Il vestito dello Zanni c'è tutta una simbologia. Allora, i pompon che sono appesi sia sui pantaloni che sui guanti, una volta c'erano i campanelli che servivano per far rumore, per svegliare la terra che secondo loro dormiva perché usciva dall'inverno. Poi abbiamo la staiola, che è una specie di spada che abbiamo in mano. In realtà la chiamiamo col nome corretto perché era uno strumento di misura, serviva per misurare, perché questi sacerdoti, oltre che fare i riti propiziatori, erano anche i custodi dei confini. Era il sottomultiplo dello stadio romano. Lo stadio del calcio si chiama stadio perché è lungo quanto la lunghezza di uno stadio romano. La nostra si chiama staiola perché era un sottomultiplo dello stadio, che era un'unità di misura.
Alberto Ciambini, detto Alberto De Pozza. Faccio questi lavoretti, diciamo, per dare una mano a questo carnevale antico, bello e caratteristico, forse uno dei più antichi d'Italia. Io sono incaricato di fare le staiole, si prende un pezzo di legno grezzo, poi viene sagomato a forma di spada. Dopo sagomato si fanno dei disegni a piacimento, di solito rappresenta il bene e il male. La tendenza mia era stata sempre quella di fare una facciata con il bene, per esempio il carnevale stesso, simboli floreali, la natura e così via, e dietro il diavolo o animali feroci. Questa staiola è il simbolo, diciamo, a parte la coccarda che è tipica, è il secondo simbolo dello Zan. E ogni anno me le chiedono perché c'è sempre quella più elaborata, quella più particolare, quello che la vuole con i simboli suoi personali, qualcuno che la vuole con delle frasi, sono tutte particolari, perché non ce n'è nessuna uguale all'altra. La cosa più importante comunque sicuramente è il cappello. Il cappello è un cappello a punta, forma di mitria. Il ragazzo che veniva ritenuto maturo si poteva mascherare da Zanni, solo lui, e il suo cappello era bianco, alto, a conico, bianco, senza fiocchi. Sopra qualcuno chi sapeva disegnare ci metteva il disegno dell'ipotetica moglie che lui voleva, oppure ci metteva sopra un campanello, il pompon. Noi oggi abbiamo il pompon, chi non vuole mettere la foto. E quindi nel frattempo, quando il ragazzo girava per i paesi, era la ragazza che gli appendeva due fiocchi sul cappello, che era, ecco, la ragazza che si dimostrava, faceva capire al ragazzo che era lei, era disposta a mettere su famiglia. Normalmente, diciamo, se il ragazzo era innamorato di una ragazza particolare e non era corrisposto, lui si mascherava per diversi anni, e quindi i fiocchi degli anni precedenti li rimpiccioliva e li metteva sopra all'apice della coccarda. Quindi, diciamo, dai fiocchi e dal tipo di fiocchi che stanno sulla coccarda si riesce a capire, diciamo, se questo ragazzo era di gusti difficili o era innamorato di una ragazza che non lo corrispondeva. Io sono Giorgio, il capo Zanni di questo gruppo, e stiamo partendo per il corteo. Adesso darò la consegna di tutte le coccarde a tutti i partecipanti al corteo e poi andremo avanti da Laga Nord verso tutte le vie di Pozza, faremo tanti bicchieri e ci divertiremo e tanti saltarelli. La nostra storia radice assai profonde che affondano nel sacro ma anche nel profano, con la bella coccarda che sole unita in fronte insieme alla staiola tenuta sempre in mano. Noi siamo i Zanni, forti e fieri, antiche maschere di monte appunto, coi nostri simboli e i misteri portiamo pace, gioia ed aiuto. Lo Zanno, la cosa più bella è che quando apre la danza, perché se ne accorge, perché l'allegria senza danza non viene su. Allora cerca di dargli uno spunto di allegria, questo è importante. E quando si riparte sempre, si riparte perché si va all'altra piazza, è il capo Zanni che lui c'ha il fischietto, fischia, tutti quanti si riparte in fila e si va al corteo, ecco il corteo che sfila e si va avanti. L'alcol è sicuramente un altro degli aspetti che caratterizza questo carnevale, però ha un senso un po' più profondo, cioè ogni casa, ogni palazzina tende ad accogliere questo corteo che passerà poi tra un anno, accogliendoli e dando il massimo dell'ospitalità, quindi dolci, soprattutto dolci a base di castagne perché il territorio offre questo, e vino, quindi l'elemento principale per fare la festa. Il capo Zanni deve, qualsiasi cosa, qualsiasi piccola particolare cosa, deve capire come svolgerla, perché è un ordine tenere il gruppo unito,
è come un allenatore di calcio. È la medesima cosa, che dovrebbe essere di tenere tutto il gruppo compatto e di dare allegria, perché ogni volta quando si fa, a mano che si fa il corteo, ci sono dei punti dove ci si ferma, ci sono i punti già stabiliti dove ci si ferma, e lì c'è la musica, c'è da mangiare, e lì si può iniziare andando a fare un balletto, che si comincia, perché lo Zanni è uno che piace ballare, perché è un cacciatore che va in cerca di ragazze, di... A sorvegliarli ecco militari o carabinieri, seguiti da suonatori e canti assai festosi, ma simbolo di fertilità, se vera diosi e veri, danzano e amoreggiano chi è legato. Tutta la popolazione partecipa, molti vengono a vedere il nostro carnevale, sia perché è bello folcloristicamente parlando, ma molti vengono pure che si mangia e si beve gratis. Forse è il periodo migliore di aggregazione di tutta la comunità, perché ogni anno si tende sempre a fare bella figura, quindi si rinnovano i cappelli, si rinnovano i bonbon, si rinnova quello che uno si è perso magari, perché dopo la sfilata ufficiale praticamente di solito nei carnevali si alza pure un po' il gomito, quindi qualcuno si perde un pezzo, qualcuno se ne perde un altro. La cosa più bella che ho scoperto proprio studiando è che questo esempio di carnevale, ancora a confine, ma comunque ancora nelle Marche, è uno dei pochi esempi di carnevale che esistono come rito agrario, appunto, vi dicevo, proprio di prosperità, di auguro di prosperità per l'anno a venire, come esistono ancora in Europa, in zone rurali. Questo caso di Pozzo Mito è stato inserito nella mia tesi all'interno di un contesto più grande, a cura di una ricerca del professor Kezic, quindi siamo all'Università di Trento, che ha studiato queste tipologie di celebrazione del carnevale in giro per l'Europa, e vi posso assicurare che ci sono esempi ovunque, in zone molto montane, in Slovenia, in Bulgaria, in Ungheria, in Spagna, in Francia. Poi il clou, voglio aggiungere una chicca, nel 2020 siamo stati a fare il gemellaggio con i nostri parenti a Montreal, in Canada. Sono venuti alcuni amministratori e siamo stati lì perché loro, noi siamo attaccati alle nostre tradizioni, ma gli immigrati che stanno soprattutto a Montreal sono molto più attaccati di noi, e loro lì rifanno gli stessi, il stesso carnevale che facciamo noi. Il nome Zanni a livello etimologico ha degli aspetti su cui vale la pena soffermarsi. Il primo di tutti è che sembra essere un nome comune a tutta l'area europea a livello linguistico. Giovanni, Zanni, Zuan. Ci sono molti esempi nella letteratura del teatro e anche antropologica che dimostrano che fosse un nome con un'alta valenza simbolica. San Giovanni, il suo onomastico, non è piazzato in un momento a caso dell'anno, ma è il 24 di giugno, ed è il momento in cui c'è il solstizio d'estate, mentre Gesù, la sua nascita, viene celebrata il 25 di dicembre. Il nome viene messo proprio quando le ore di buio scalzano le ore di luce durante il giorno. Quindi, valenza simbolica, ci si affida a San Giovanni in questo caso perché ci protegga in un momento di traghettamento verso la luce, cioè quando nascerà Gesù. E se ci pensate, è la stessa rilettura di quando, appunto, qualcuno si è incaricato di battezzare persone prima di arrivare alla figura del Messia, che poi sarà il riferimento, e guarda caso viene messo proprio con qualche assonanza a questo carnevale, laddove l'anno, l'inverno finisce, iniziano a tornare le ore di luce, e quindi come rito agrario la natura riprende e una società che era molto legata alla terra riinizia le sue attività di coltivazione in campagna. Il nome Giovanni, come gli Zanni, rimanda a qualcosa che fa da una sorta di caronte, una sorta di personaggio limite tra il mondo terreno, fatto di campi, fatto di dipendenza della natura, e un mondo ultraterreno dal quale possono arrivare delle figure alle quali bisogna ingraziarsi e fare complimenti proprio perché il nuovo anno agrario sia prosperoso. Qui c'è un'importanza veramente particolare per il cimitero, perché in quel cimitero ci sono i nostri Zanni, diciamo, che sono passati a miglior vita, e in più è un cimitero partigiano internazionale. L'11 marzo del 43, dove sono morti oltre
oltre che i partigiani, anche donne, bambini, una bambina di un anno addirittura. Quindi per noi, ecco, questo cimitero e questa sosta è una cosa fondamentale. Infatti da anni, quando andiamo lì, ci sono due canzoni che vanno cantate e suonate, Saltarello e Bella Ciao. E io voglio da partigiano, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E io voglio da partigiano, mi vedevi se bellire, seppellire su montagna. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Uno dei motivi di orgoglio nella ricerca è proprio quello che siamo entrati di diritto nei carnevali storici ascolani. Quindi siamo l'ultimo entrato, ma probabilmente quello che ha le origini più antiche, perché gli altri carnevali, il più antico risale al 1500, che sono sia quello di Offida che quello di Castignano. Il nostro, non lo diciamo noi, ma lo dicono gli antropologi, praticamente risale alla nascita di Roma. Qui c'è ancora il nome Zanni, che rimanda a Giovanni, ma scendendo al di sotto del Tronto, scendendo in Abruzzo, il sud Italia diventa il Pulgenel, a Napoli Pulcinella. Per dirvi anche che questo carnevale, come rito agrario, laddove non è stato preso e ridato di senso da parte della Chiesa, è forse l'ultima testimonianza prima del teatro della commedia dell'arte. Arlecchino, Pulcinella, Goldoni parlavano di maschere che derivano da questo tipo di celebrazioni. Il carnevale di un mito è nostro, di Pozzo, un mito che ci rappresenta proprio, è una specie, è una cosa molto, molto entusiasmante, altro che una festa, è più che una festa. Per i nostri simboli, per i misteri, portiamo pace, gioia ed aiuto. Noi siamo gli grandi, forti e fieri, amiche maschere di Monte Acuto. Per i nostri simboli, per i misteri, portiamo pace, gioia ed aiuto.